Siamo al ristorante Porta Nuova, le nostre specialità sono carne e pesce, cucina mediterranea classica, ci troviamo nel pieno centro finanziario di Milano tra Corso Como e Stazione Centrale, vi aspettiamo da noi. Eccoci qui, oggi siamo al Pala Yamamai di Busto. Come potete sentire, il tifo è già caldissimo perché entriamo nei quarti di finale, quindi la prima partita che veramente conta è oggi. E vedete alle mie spalle le ragazze che stanno per entrare in campo. Il tifo è da grande stadio, auguriamocela tutta. Eccoci qui, anche oggi ho trovato un'inviata speciale spettacolare e ve la presento subito. Buonasera. Ti chiami? Mi chiamo Sara e vengo da Livorno. E si sente che viene a Livorno, è amica di Allegri, Piano, si sente subito. Senti, cosa fai di bello nella vita? Allora, senti, nella vita io studio ingegneria chimica e gioco a pallavolo. Ah, che ruolo? Opposta. Ma non sono forte come l'Ortolani né come la Diouf, no. Però oggi per noi sei fortissima perché sei la nostra inviata speciale, okay. Va bene? Sono onorata, grazie mille. Ci vediamo dopo. Sì, a dopo, ciao. Però ci siamo riprese sul finale e siamo sulla buona strada. Inserimento di Perry, ottimo, è carica. La sento, la vedo. Secondo set 25-19, le ragazze sono caricate, vanno meglio, poi vabbè, è entrata la mia preferita, la Piso, quindi alla grande, dai, continuiamo così, forza!
blocca l'ondata positiva delle nostre farfalle, finisce 27-29 a favore di Pumi, il terzo set. Peccato, qualche errore finale, ma ci siamo lì, dai, forza Yama! Allora, oggi hai vinto tutto, miglior giocatrice, alzato, schiacciato, battute incredibili. Battuta forse no, perché era veramente... No, no. Vado tante battute. Bene. Sì, sì, ma voglio fare il meglio, no? Ma sì, oggi tutta la squadra ha giocato veramente benissimo. Abbiamo giocato la ultima palla. E veramente sono contentissima perché questa vittoria è veramente importante per andare là, no? Eravate anche un po' stanche dopo la Finlandia? Sì, siamo stanche, ma vogliamo vincere qualcosa in quest'anno. Allora, abbiamo forza per l'ultimo match in questa stagione, dai. Bene, bene. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Allora, prima di tutto come sta la testa? Bene, dai, è che è la seconda botta in una settimana, perché anche a Velkova mi aveva dato una ginocchiata in Finlandia. E infatti ho detto, ragazzi, se mi volete uccidere. Beh, hai dimostrato che la testa dura. Sì, sì, infatti io gliel'ho detto, sono più dura io, però vi fate male voi. Senti, chi ben inizia è già a metà dell'opera, si dice. Sì, speriamo. Sicuramente giocare in casa loro è difficile, è molto più difficile che giocare da noi, quindi speriamo davvero di fare bene. Beh, però dai, la prima è andata, avete dimostrato grande carattere. Sì, sì, davvero, davvero. Abbiamo veramente difeso bene, è stata una bella partita da tutte e due le parti, secondo me. Eccoci qua, complimenti, hai fatto una bellissima partita. Grazie Mila, era molto difficile. Come vi sentite adesso? Molto bene, ma penso che possiamo fare in 3 o 4, non in 5 partite. Dobbiamo, la prossima volta aspettiamo ancora difficile partita, ma dobbiamo vincere in 3 o 4. Sì. Senti, tu come ti senti? Bene, ma tutta la squadra ha un po' problemi con i corpi, ma è normale dopo molto viaggio e per Champions League e per Coppa Italia, per Liga e 3 differente così. Sì. Però siete ancora in pista su tutto, quindi è un bellissimo risultato ad ora. Sì, sì, è vero, ma ancora.
pensiamo, tutto pensiamo e facciamo, possiamo fare meglio, sì, sì. Grazie.